amministrazioni, probabilmente il 90% di voi non saprebbe dare una risposta perché non l'ha mai misurato. Uno strumento come RespeDial, un'applicazione che potete installare su PC e Mac, vi manda un record settimanale e vi dice: guarda Luca, questa settimana sei stato collegato 40 ore, hai avuto un tasso medio di produttività del X%, le categorie cui è passato più tempo online sono queste, su Facebook c'è passato 15 ore, su Twitter c'è passato 10 ore, su Repubblica.it c'è passato 10 ore. E quando voi sapete questo, la domanda che vi viene, che dovrebbe venire spontanea, è: ma se ho passato 10 ore su Repubblica, avrei potuto passarne 5 e usare le altre 5 per leggere un libro dopo che questa settimana non ho trovato il tempo per leggere niente? Su 10 hanno messo di sentirsi persi senza domande, e l'utenza è meglio, lo spazio 150 volte. 4 su 10 controllano le clienti senza sapere ciò che stanno facendo. Il tema della produttività si è legato all'utenza, quindi alla felicità. Cos'è il benessere? Il benessere non è altro che la felicità, e quindi noi andiamo a prendere in considerazione l'aspetto fisico e spirituale, ma soprattutto emozionale. Come l'azienda può abbracciare il nuovo dipendente o una componente di sicuro? Io spero che tutti voi, insieme a me, non siate immersi nei social media per ragioni lavorative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché semplicemente vi piace, perché non potete farne meno, perché ci sono anche altre cose che si possono fare nel tempo libero che non necessariamente devono essere social, non necessariamente devono essere condivise. Io vi do qualche spunto. Da tempo mi sono sensibilizzato su questo aspetto di non avere schermi a letto, e non mi limito al concetto del cellulare prima e dopo, prima di andare a letto, prima di dormire e appena svegli. La ragione per cui uso questo smartwatch è che posso usarlo come sveglia, quindi lo posso impostare che lui l'ora che voglio vibra, quindi non ho neanche un sveglio shock, e il mio telefono sta in un'altra stanza a ricaricarsi. Se io uso Facebook per chattare con Gianfranco, quando Gianfranco è il mio vicino di casa, io potrei andare da lui e avere una birra con lui o vedere un film con lui, e invece chatto, non sto usando bene i social network. Se io invece uso il social network per dire: Gianfranco, sei a Milano la settimana prossima, quando ci vediamo? I social network sono ottimi se usati a questo scopo. Tutti sono concordi nel dire: le esperienze di persona sono quelle che generano veramente felicità nelle persone. Il vostro stile di vita siete voi a stabilirlo e siete qui a trovare il giusto equilibrio gradualmente. Se volete stare meglio si può, e vi invito a fare il primo passo.